Salve a tutte e tutti, sono il vostro Santin Chan e mi filmo con la telecamera, con la camera di 13 megapixel per provarla del Moto X seconda generazione. L'argomento del giorno è le mille contraddizioni del cattolicesimo, del Vaticano. Per esempio, la Curia romana è sempre stata contraria agli aborti e alla contraccezione. Allora, i conventi delle suore nei cimiteri sono pieni di feti perché le suore possono abortire. Non si capisce come non possano tenere il bambino se il Vaticano è contro l'aborto. Poi dovrebbero perlomeno praticare la contraccezione. Poi gli infiniti culti oscuri, messe nere, sataniche, chissà quali obbrobri, sono commessi in monasteri e conventi e anche in chiese, diocesi, basiliche, riti satanici, addirittura ci sarebbero ordini massonici dentro il Vaticano, vendita di reliquie, di santi, di talismani fatti con ostie consacrate. Beh, io credo che Papa Francesco, al secolo Bergoglio, dovrebbe indagare su tutta questa corruttela che c'è. Questo simonismo di vendita di titoli, addirittura questo mercimonio di santificazioni, beatificazioni, magari di personaggi storici dubbi. Per esempio, il boss della banda della Magliana sta inumato in una basilica, magari lo volevano fare santo subito. Allora io incoraggio Papa Bergoglio ad andare avanti con queste riforme, perché altrimenti la Chiesa Cattolica potrebbe collassare. E a vincere le resistenze di parte della curia, perché magari corrotta, collusa con tutte queste cose nefaste, messe nere, sataniche, nei cimiteri, nei conventi, nelle basiliche, nei monasteri, aborti di suore perché non possono tenere il loro bambino per evitare lo scandalo. Beh, e questa è stata la mia riflessione del giorno. Ciao.